Due giorni di congresso della CGIL Chieti in Rocca San Giovanni per affrontare delle tematiche urgenti, quella del lavoro e quella della povertà. 39.000 posti di lavoro in meno in Abruzzo si sono registrati ad oggi ed è aumentato il numero dei poveri. Quindi Franco Spina, segretario generale CGIL della provincia di Chieti, ieri avete incontrato gli amministratori, i sindaci, oggi continuate questi lavori. Le vostre richieste? Sì, abbiamo incontrato ovviamente gli amministratori del territorio perché con loro che vogliamo riprendere una discussione proprio sulle proposte, oltre che semplicemente sulle richieste. Le proposte sono semplici, noi dobbiamo fare un'analisi del territorio che è quello che è stato detto con una fotografia molto preoccupante, però ci sono anche opportunità, ci sono gli strumenti della ZES, il CIS, ci sono la programmazione, il PNRR, quindi dobbiamo con loro, con le amministrazioni provare a dire come affrontiamo una crisi che è strutturale, perché non c'è solo la crisi dell'automotive, che comunque in questa provincia ha un peso molto rilevante, ma c'è anche la crisi ad esempio delle aree interne, dei comuni, delle piccole attività, c'è la crisi sulla sanità, c'è il sistema sanitario che non va, la riorganizzazione delle scuole, quindi ci sono temi che noi vogliamo con i sindaci affrontare a partire dalla programmazione, per questo abbiamo fatto una discussione ieri e la continueremo nei prossimi giorni. La richiesta alla Regione che fate qual è? Alla Regione che debba cominciare a programmare anche lei stessa, insomma, cioè un piano riorganizzativo regionale, un piano industriale, un piano di sviluppo esiste in questa Regione, un piano sanitario c'è, perché se non ci sono diciamo, organismi come quelli regionali che dettano le regole, diventa difficile poi sul territorio riuscire a stare dentro quelli che sono i parametri. Quindi una programmazione attenta, una programmazione che attenda al territorio, allo sviluppo del territorio, ma che stia dentro esattamente quelli che sono i temi di questo territorio, oltre che delle altre province. Ovviamente avete preannunciato delle iniziative che farete? Assolutamente sì, sia sulla sanità, sia ad esempio a difesa dei tribunali, Vasto Lanciano, che sono stati ormai insieme a quelli di Avezzano e Sulmona dichiarati chiudibili, quindi lo Stato arretra, sia sulla questione legata anche alla scuola, come dicevo prima, alla viabilità e alla sanità, soprattutto nelle aree interne. Quindi faremo raccolte firme, faremo iniziative anche di confronto con i cittadini e faremo ovviamente poi istanza ai livelli superiori affinché queste nostre richieste vengano portate all'attenzione. I problemi di questo territorio sono poi problemi che si ritrovano a livello nazionale. Daniela Barbarese, segretaria nazionale CGIL. Sì, noi abbiamo con il congresso, cogliamo l'occasione per fare una riflessione sulla condizione, sulla situazione, sui problemi, ma soprattutto per fare proposte e capire come affrontare le priorità e le difficoltà di questo momento, difficoltà che attengono una crescita enorme delle diseguaglianze in un momento straordinariamente difficile dove i lavoratori e le lavoratrici pensionati si misurano con il caro vita, con le difficoltà. E con la necessità di avere risposte. E in un momento in cui anche lo scenario economico produttivo è estremamente difficile, qui siamo una realtà con un presidio industriale importante, ecco, uno dei temi che poniamo è la necessità di risposte in termini di politiche di sviluppo, in termini di politiche industriali che sono uno di quei temi assenti per esempio nella manovra rispetto alla quale noi abbiamo scioperato poche settimane fa.